La nostra ricerca sui palazzi nobiliari ci porta nella Nuova Tocco. Lasciato il centro storico, ci spostiamo verso il Belvedere, nella nuova zona michettiana. Prima di oltrepassare Porta della Croce, sulla sinistra ci sono diversi vicoli. Uno di questi ci porta al Palazzo Angelantoni, ma lasciamoci guidare dal nostro professore. Percorrendo questa antica stradina, possiamo ammirare i segni di un antico splendore. Lo troviamo dappertutto, dalle scritte sui portali in pietra, alle finestre in stile gotico, da antichi portoni che ci ricordano di un glorioso passato. Ammiriamo le finestre gotico-rinascimentali con lo stemma lì nella parte alta. Allora, siamo nel vico secondo di via Francesco Paolo Michetti. È un vicolo cieco, infatti in fondo c'è il sottoportico che dava sulla zona della torretta, distrutta dal terremoto del 1933. La torretta c'era una torre di guardia, lungo le mura, che dalla croce, sotto le mura, via Cavour, Palazzo Angelantonio, arrivava all'altra porta, Rua del Sacco. Allora, stiamo sotto le mura, via Cavour, e ammiriamo il poderoso e massiccio Palazzo Angelantoni con lo stemma, che si sviluppa su due piani, come Palazzo Scamolla e Palazzo Mattucci. Thank you.
Siamo sulla porta Rua del Sacco. Possiamo notare in alto la stanzetta che era il corpo di guardia e la feritoia chiaramente adeguata all'uopo. Dal corpo di guardia con la feritoia serviva per sparare eventualmente ai nemici, ai malviventi. Allora ammiriamo il Palazzo Castelli del Cinquecento. Il paese era retto dalla famiglia De Tortis, che si estingue senza eredi. Subentrano i Castelli provenienti da Terni, Agapito Castelli, nello stemma della famiglia Castelli ammiriamo la torre con tre monti e un sole che risplende su tutto. Interessante questo portone, di stampo veramente rinascimentale, con la gradinata all'interno. L'arco in pietra che poggia sulla chiave di volta del portale. Invece sulla destra abbiamo un'altra gradinata, però più moderna, probabilmente rifatto in seguito a qualche terremoto, dove abitava la signora La Gilda, famosa come trattoria. La Gilda, come la Giovanna, la Maria, è un modo di parlare del nord. Questo viene dato perché ospitava le maestranze del nord che lavoravano alla miniera dell'Agip. Infatti Vittorio, il marito della Gilda, lavorando all'Agip, era soprannominato l'Ugipista. La chiave di volta di questo portale, interessante perché indica uno stemma della massoneria, con il compasso, sei tacche e decorazione esoterica dal lato sinistro e dal lato destro. Nel periodo risorgimentale, anche a Tocco, si sviluppa il fenomeno della carboneria, di cui fanno parte esponenti di quasi tutte le famiglie più rappresentative, da Scamolle a Toro, Mattucci, un componente della famiglia Angelantoni, di cui vediamo il palazzo, aveva la carica nell'ambito della carboneria di oratore. Di questi palazzi che abbiamo ripreso, la parte esteriore, esterna, più o meno è intatta e ci dà il senso della storia. Gli interni, però, purtroppo hanno perso molto di valore, nel senso che i vari acquisti privati hanno portato a modifiche all'interno dei vari palazzi e abbiamo perso qualcosa come affreschi, restauri vari, è il senso della unicità del palazzo. Il nome di Fortunato Angelantoni ci porta alla Torre dell'Orologio, alla sua storia come sopraelevazione e alle campane. La Torre dell'Orologio, costruita inizialmente nel XIII secolo, ha subito variazioni nel corso degli anni. Nata come torre di guardia, è stata poi trasformata negli anni successivi. Nel 1863 venne rialzata di 3 metri per permettere una migliore visualizzazione da parte della popolazione. Nelle immagini il vecchio dispositivo meccanico
per il funzionamento dell'orologio. Il nome di Angelo Antonio Fortunato lo troviamo impresso nella campana con la seguente frase: Sindaco Fortunato Angelo Antonio, nel marzo del 1904 fu compiuto il voto del popolo. Dalle notizie che abbiamo, sembra che questa scritta sia collegata alla messa in funzione del nuovo orologio in quell'anno. Nella campana più grande leggiamo date, nomi illustri di Tocco e di coloro che fusero la campana nell'officina di Salle. Ma questa è un'altra storia.